interessa perché io ho avuto il grande onore di conoscerla nel 97 e devo dire che ogni qualvolta la vedo è sempre una grande emozione e mi auguro di non impappinarmi a parlare davanti a un grande premio Nobel della medicina. Io sono Angelo Colombo, vivo a Bucciago per chi non mi conosce, sono 9 anni che convivo con la carrozzella e sono un volontario per la ricerca delle lesioni midollo spinale promossa dal professor Brunelli di Brescia. Il professor Brunelli purtroppo oggi non è potuto arrivare perché è presidente di una sessione a Berlino, però la dottoressa Monini, che è la sua moglie, mi ha onorato della sua presenza, per cui la ringrazio, è ritornata apposta per questo grande evento. Io da questa collaborazione con il professor Brunelli ho ottenuto un piccolo grande risultato, piccolo per quello che riesco a fare io di una deambulazione molto rudimentale, ma la cosa sorprendente è che tutto riparte dalla corteccia cerebrale e questa è stata la vittoria della ricerca italiana. E poco tempo fa il professore ha passato con un nuovo protocollo che mira più a guarire la paraplegia. E diciamo, però un altro mio grande obiettivo in questi anni che mi sono prefissato, e devo ringraziare tutta la collaborazione di tutti, soprattutto dalla compagnia del Porto degli Amici, dalla Corale Don Olimpio Moniti di Tabiago, dal signor Panzeri che mi ha sempre sostenuto nel piccolo, quello che ho potuto fare, tutti i tanti industriali qui presenti e soprattutto i 4 comuni e l'amministrazione provinciale di Lecco. Uno di questi obiettivi è di raccogliere fondi per sostenere la ricerca del professor Brunelli, di divulgarla e diciamo ultimamente in questi anni ho avuto il piacere e l'onore di conoscere un grande professionista che abbiamo qui in Brianza, che è il dottor Vittor Morelli, il quale ha cominciato a avvicinarsi verso questo comitato, a conoscere il professor Brunelli, a conoscere cosa si sta facendo. E diciamo, grazie al dottor Morelli, ogni qualvolta si fa un'iniziativa, abbiamo del grande onore di ricevere dei telegrammi della professoressa Rita Levi Montalcini dove ci incoraggio di proseguire verso questa strada. Per cui, professoressa, io la ringrazio. Veramente di cuore di questo suo gesto, di questo grande onore che ci dà. Io a nome del comitato stasera, illustrissima professoressa, gli hanno anche conferito la cittadinanza onoraria. Io sarei molto più umile e se lei accetta le potrei offrire la presidenza onoraria del comitato. Grazie. Grazie Angelo.